Allora, ciao, oggi facciamo una decorazione fatta con la polvere di acrilico bianca. Facciamo un tono su tono, quindi bianco su bianco. Allora, andiamo a stendere un bianco su tutta la superficie. Ok, io ho steso il monocolore bianco, qui facciamo un tono su tono e vado a catalizzare. Allora, qui catalizziamo veloce perché non abbiamo molto tempo per stare davanti al video. Allora, io vado a utilizzare adesso lo Speedy, che è praticamente il nuovo sigillante di aglia senza dispersione. Perché per fare questa tipologia di decorazione serve un sigillante senza dispersione per evitare che la polvere si attacchi sulla dispersione del sigillante. Quindi usate un lucido finale senza dispersione per evitare di avere questi problemi. Allora, se poi vi interessa sapere il codice, è questo, il 1586. La densità è giusta, non è né denso né troppo liquido. Allora, andiamo a metterla su tutta la superficie. Catalizziamo altri 60 secondi. Ok, fatto questo, vedete che è senza dispersione, quindi super lucidissimo. Una volta fatto questo, prendiamo sempre il bianco con cui abbiamo fatto la base e partiamo da questo, diciamo dalla parte laterale e facciamo le righe in questo modo. Quindi questo decoro starà in superficie. Questo per l'intera struttura dell'unghia. Ecco qua. Quindi io ho fatto delle righe. Voi potete fare quello che volete, qualsiasi disegno, anche un fiore, dei pois, quello che volete. Allora, una volta fatto questo, si prende questo bellissimo pennello a ventaglio e si va a spolverare in cima. Ecco perché serve un sigillante senza dispersione. Coprite bene tutto. Questa è polvere acrilica bianca. Sbattiamo un po' e andiamo in lampada. Fate catalizzare il tempo che dovrebbe catalizzare il vostro colorato. Ok, il tempo di catalizzazione è terminato, quindi poi io prendo sempre il mio pennellino e vado a spolverare, quindi a togliere quello che è l'eccesso. Prima non lo potevamo fare ovviamente perché era fresco, quindi andiamo a spennellare togliendo e questo è quello che poi rimane. Rimane appena 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 un pochino ruvidino, ma nulla di che. Poi vi metterò alla fine una foto di un lavoro realizzato proprio con questa decorazione. Spero che vi sia stato utile. Al prossimo video. Ciao! Allora, ciao! Oggi facciamo una decorazione fatta con la polvere di acrilico bianca. Facciamo un tono su tono, quindi bianco su bianco. Allora, andiamo a stendere un bianco su tutta la superficie. Ok, io ho steso il monocolore bianco, qui facciamo un tono su tono e vado a catalizzare. Allora, qui catalizziamo veloce perché non abbiamo molto tempo per stare
davanti al video. Allora, io vado a utilizzare adesso lo Speedy, che è praticamente il nuovo sigillante di aglia senza dispersione. Perché per fare questa tipologia di decorazione serve un sigillante senza dispersione per evitare che la polvere si attacchi sulla dispersione del sigillante. Quindi usate un lucido finale senza dispersione per evitare di avere questi problemi. Allora, se poi vi interessa sapere il codice, è questo. Il 1586. La densità è giusta, non è né denso né troppo liquido. Allora, andiamo a metterla su tutta la superficie. Catalizziamo altri 60 secondi. Ok, fatto questo, vedete che è senza dispersione, quindi super lucidissimo. Una volta fatto questo, prendiamo sempre il bianco con cui abbiamo fatto la base e partiamo da questo, diciamo, dalla parte laterale e facciamo le righe in questo modo. Quindi questo decoro starà in superficie. Questo per l'intera struttura dell'unghia. Ecco qua. Quindi io ho fatto delle righe. Voi potete fare quello che volete, qualsiasi disegno, anche un fiore, dei pois, quello che volete. Allora, una volta fatto questo, si prende questo bellissimo pennello a ventaglio e si va a spolverare in cima. Ecco perché serve un sigillante senza dispersione. Coprite bene tutto. Questa è polvere acrilica bianca. Sbattiamo un po' e andiamo in lampada. Fate catalizzare il tempo che dovrebbe catalizzare il vostro colorato. Ok, il tempo di catalizzazione è terminato, quindi poi io prendo sempre il mio pennellino e vado a spolverare, quindi a togliere quello che è l'eccesso. Prima non lo potevamo fare ovviamente perché era fresco, quindi andiamo a spennellare togliendo e questo è quello che poi rimane. Rimane appena 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 un pochino ruvidino, ma nulla di che. Poi vi metterò alla fine una foto di un lavoro realizzato proprio con questa decorazione. Spero che vi sia stato utile. Al prossimo video. Ciao!